Da oltre 10 anni avevano messo su un'organizzazione specializzata nella vendita telefonica di abbonamenti a riviste di polizia realmente esistenti che distribuivano poi in tutto il territorio nazionale spacciandosi per appartenenti ad un sindacato delle forze dell'ordine. Così, a conclusione di un'operazione iniziata 2 mesi fa, la Digos della Questura di Siena ha sgominato a Reggio Calabria in un call center una banda di truffatori. Allora, sommariamente Peschemi, visto che si deve parlare Peschemi, l'operazione in sé, il suo acronimo dice tutto. L'operazione è Operazione Astore, associazione truffe organizzate, riviste editoriali. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo intervenuti grazie alla sinergia operativa tra la Questura di Siena, la Digos, la Guardia di Finanza di Siena e la Questura di Reggio Calabria, a chiudere un call center che vendeva da circa 10 anni, spacciandosi i propri operatori come appartenenti alle forze di polizia o ancora meglio appartenenti a un sindacato di polizia, riviste editoriali delle forze di polizia, quindi riviste di sindacato oppure riviste attinenti alla Guardia di Finanza, ai Carabinieri, ai Vigili del Fuoco e alla Protezione Civile. Quando noi siamo arrivati in flagranza di reato, su delega ovviamente dell'autorità giudiziaria di Siena, d'intesa in sinergia con l'autorità giudiziaria della Procura di Palmi, abbiamo cristallizzato una vendita telefonica della rivista di polizia. Colui che materialmente è stato colto nell'atto di venderla è stato arrestato in flagranza di reato e le altre 5 persone che ovviamente si sono dichiarate responsabili di aver venduto nel tempo queste riviste qualificandosi come operatori di polizia sono state denunciati a piede libero, quindi un arresto convalidato e 5 denunciati, nonché la chiusura di questo call center, c'erano 9 postazioni dove si vendeva tramite telefono cellulare a tutto campo, dal lunedì al venerdì, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 18:30, per un fatturato che variava a vendita di abbonamento dai 55 euro ai 196, a discrezione dell'operatore. Tenete presente che l'operatore nella vendita si prendeva il 30% netti di fatturato della giornata. Ovviamente questa per noi è una grandissima soddisfazione, perché la truffa è un reato odiosissimo che va a colpire le persone più deboli, parlo di anziani e gli anziani sono stati colpiti tantissimo, parlo ovviamente di persone che vengono colte in uno stato psicologico particolare. Ho una telefonata di una persona ammalata di cancro che a un certo punto dice: mi lasci stare, io sono malato, e l'operatore che gli vuole vendere la rivista dice: ma vedrà che le porterà fortuna, un aiutino per i prossimi 50 anni, e ovviamente l'abbonamento è stato concluso. Ecco, la Polizia di Stato vuole dire questo, vuole dire al cittadino che noi ci siamo, ma non ci siamo per telefono, non veniamo a bussare alle vostre porte per vendervi la nostra rivista, noi ci siamo nelle piazze, ci siamo nelle nostre cerimonie ufficiali e ci siamo comunque a prescindere dal nostro introito. Non è un introito economico. Polizia Moderna, che è l'unica rivista ufficiale che viene venduta per un totale di 24 euro l'anno, non è una rivista che vuole incassare, è una rivista che vuole informare, che vuole stare vicino al cittadino, vuole affrontare le problematiche della vita quotidiana.